tanta gente e lancio di dolciumi e non soltanto per questa colorata edizione del Carnevale dei Ragazzi. Come sempre il corteo è stato aperto dalla banda e poi dalla carrozza di Rabaken, la maschera di Pesaro. Poi via via le varie comunità parrocchiali hanno sfilato con i loro carri. Erano ben 13 quelle presenti, ovvero Santa Maria di Loreto col tema Pop Emotion, poi San Luigi e Santa Veneranda con Pesa Rossini, San Fabiano e Villa Ceccolini, tema A Spasso nello Spazio, poi la parrocchia di Santa Croce con il tema del Giro del Mondo in 80 giorni. Quindi centro storico con Rapachet, carro dedicato a Rossini, poi la parrocchia di San Pietro in Calibano, gli indiani, quindi San Carlo con Alice nel Paese delle Meraviglie, Santo Stefano Candelara con l'esercito del selfie, Santa Maria delle Fabbrecce col tema dei puffi, l'Avis con il tema persone straordinarie, Sant'Angelo in Lizzola che ha portato in scena i Minions, Cattabrighe col tema Rossini Chi e Villa San Martino con Pinocchio. Davvero tante rappresentazioni per tanti gusti, musica colore per questa bella edizione del Carnevale. Sì, in realtà siamo giunti a una edizione notevole, sono 62 anni che questa esperienza continua qui grazie all'impegno delle varie parrocchie. Mi sembra che sia un'esperienza molto positiva, innanzitutto perché è un momento di aggregazione nelle varie comunità, poi perché è un'esperienza dove c'è un divertimento ma sano, e oggi c'è un gran bisogno di questa realtà. Inoltre ogni carro rappresenta qualcosa di allegorico ma è ironico, e credo di fronte a tanti problemi della vita un po' di ironia oggi non guasti proprio. Nella sezione carri, primo posto per le parrocchie di Candelara e Santa Maria dell'Arzilla con il carro esercito del selfie. Ma diciamo che l'idea è nata dalla proposta dell'organizzazione di unire insieme Rossini con altri argomenti. L'esercito del selfie ci piaceva molto perché diciamo, l'idea del carro parte dalle mamme, i babbi del catechismo in particolare e non solo. Quindi è stata una grande occasione per creare gruppo fra tante persone che magari poi non si conoscevano. Nella sezione sfilate ha ricevuto il primo premio la parrocchia di San Carlo con Alice nel Paese delle Meraviglie. Cosa è bella, molto, un po' faticosa da realizzare, però ce l'abbiamo fatta. Siamo molto contenti di aver vinto e per noi è davvero un onore poter comunque festeggiare tutti insieme, perché gli sforzi ci sono stati, quindi giustamente anche una ricompensa che ci piace, insomma.